Ciao amici di Discovery and Dual, da Pietro e Elisa. Oggi proveremo la nuova beta X-Trainer 2024, cercando insieme ad Elisa, che la guida da ormai da qualche anno. Di sciogliere una diatriba che divide gli enduristi da tempo. Può essere la moto straordinaria, come la definiscono dal marketing beta, quindi adatta, divertente più o meno a tutti? Insomma, come dire, questa moto c'è o si fa? Il discorso è abbastanza complesso, è meglio se forse lo affrontiamo dentro invece di stare sotto questo sole. Che penso dici? Che sia una buona idea. Vai. Allora, riprendiamo il discorso in una stanza con una temperatura, diciamo, un idonea. Bravo. Le fazioni si dividono in principalmente tre fazioni. È una moto straordinaria, che principalmente fa parte della mia fazione. Vorrei tanto provarla, ma poi amici, due tempi, quello, quattro tempi, oppure è una moto da pensionati. Tu cosa ne dici? Con il modello dello scorso anno la Beta X-Trainer ha avuto un bello sviluppo, un bel restyling, e chi ci segue l'ha potuto vedere dalla prova che avevamo fatto, anzi, chi se l'è persa Link. Lo può vedere qui sotto. La versione 2024 arriva sul mercato con delle nuove grafiche, un restyling, un ingegnoso sistema di chiave elettronica brevettato direttamente da Beta, che ha una duplice funzione, antifurto e dispositivo di sicurezza. Infatti, in caso di caduta, garantisce che, avendola al polso, garantisce che la moto, cadendo, si vada a spengere il motore e evita eventuali danni. Allora, come si può vedere anche dall'aspetto, è un ibrido che tra una moto da enduro e una moto da trial, e questo mette a confronto i puristi dell'off-road con chi invece ricerca una moto a tutto tondo. Esatto. Vediamo adesso insieme le caratteristiche principali e poi decidiamo da che parte schierarci, se da quelli estremisti o da quelli, del tutto tondo. Allora, principalmente, primo aspetto, il fatto che pesi presta poco come un 125 è indubbiamente un aspetto positivo. Si tratta di una moto che è quasi una bici con un motore. Anche che sia motorizzata come con un 300 due tempi, anche se sappiamo che ne esiste anche una versione 250 due tempi. Sì. Con il motore prelevato direttamente dalla versione 300. RR. E solamente con una erogazione più addolcita, sì, la rende una moto facile e adatta alle più svariate situazioni di guida. In più, la valvola di scarico progressiva può essere facilmente essere regolata a mano dall'utente e renderla più o meno prestante a seconda delle condizioni. All'occorrenza aumentare l'anticipo oppure addolcirla ancora. Si vede che la conosci bene, eh? Ormai sono un'affezionata. Il telaio la rende molto snella e il fatto che sia più bassa di sella di 2 cm rispetto all'RR la rende ancora più facile nella guida, nei percorsi, soprattutto quelli più tecnici e sinuosi, e anche per chi non ha un'altezza eccessiva. Ma allora vuol dire che nel veloce è un po' meno sicura, è un po' meno stabile? Parliamone, perché comunque sia siamo di fronte a una moto che di base, io ho sempre detto, è perfetta. Perché comunque nel tecnico si guida molto bene, le forcelle copiano. Diverso se si va a affrontare un percorso un po' più veloce e allora potrebbe perdere di stabilità. Però di base è una moto che esce già perfetta per iniziare. Poi se a seconda delle diverse esigenze si vuole intervenire, si può fare, perché comunque Beta fornisce un kit di forcelle ZF da 48 che si può montare sulla moto, e allora a quel punto diventa molto più stabile, si appesantisce un po' nell'anteriore, ma
acquisisce una sicurezza nella guidabilità che ne vale la pena. Per me, che affrontando gare di motorelli, diciamo, questa esigenza... Ecco, motorelli e enduro. Motorelli e enduro, però ecco, nel specifico, nel veloce, è una modifica che, a parer mio, è necessaria. Per un discorso più prettamente di velocità... nelle gare di motorelli tu fai qualche modifica o il resto della moto rimane di serie oltre alle sospensioni? Allora, principalmente partiamo dal fatto che comunque, come ho iniziato, ho affrontato un'intera stagione con la moto di serie, quindi con le sue forcelle, con il suo scarico senza intervenire su nulla, e ovviamente ho completato le gare senza nessun problema. Andando a migliorare si crea un po' l'esigenza, e quindi sono intervenuta, come dicevo, sul reparto sospensioni per aumentare la stabilità e anche sullo scarico per avere un maggiore allungo, proprio perché nelle gare di motorelli si ha bisogno, nello scorrevole, di avere un pochino più di respiro, mentre invece guidandola nello stretto, anche gare enduristiche, questa esigenza non si avverte perché è assolutamente efficace pronta. Quello che è di base. Quindi a questo punto possiamo concludere questa breve presentazione annoverando anche il comparto freni, che è Nissin da sempre, quindi di primo ordine. Monta una ventola di raffreddamento di serie e il comodissimo miscelatore automatico, che quella è un'altra di quelle cose che un è plus. Una chicca, specialmente ritornando sulle gare in lunghezza di motorelli, per me è un'esigenza, certo, imprescindibile. Sì. Parliamo un attimo ancora delle novità di questo modello 2024, e in particolar modo del braccialetto che ha studiato come sistema di antifurto e di sicurezza attiva in caso di caduta. Cosa ne pensi? Allora, questo è un argomento in cui sono un po' combattuta, perché dal punto di vista antifurto è indubbio: stacco la chiave e nessuno può accendere la mia moto. Dal punto di vista di sicurezza sono un po' dubbiosa, perché capita spesso, mentre andiamo in moto, di staccare la mano per pulire l'occhiale, per spostare un ramo, e in quel caso la moto si spenge e ne potrebbe venir meno anche un discorso di sicurezza. Quindi, cioè, in caso di caduta sì, perché ti allontani dalla moto. Certamente, ti allontani dalla moto, la moto si spenge, quindi evita anche danni al veicolo, mettiamola così. Però sono in una discesa, stacco la mano per un qualsiasi motivo, la moto che si spenge potrebbe essere un difetto. Però, prima di dire giusto, sbagliato, direi proviamo di salire in sella e andare a provarla. Ok, allora andiamo pronti a cambiarsi. Via! Via! Allora, abbiamo parlato di questa nuova beta X-Trainer 2024, ora non rimane che andare a provarla. Proviamo subito anche la novità, questo braccialetto di sicurezza nonché antifurto, che, come ho detto nella fase pre-prova, mi convince poco, però andiamo a vedere come si comporta. Andiamo a trovare qui qualche canale sasso, abbiamo messo scorrevolezza. Una moto alte, docile nell'erogazione del gas, ma sempre pronta quando serve. La lasciamo scorrere anche sulle pietre volontariamente, senza piantarle. Qui dobbiamo tornare indietro. Tira davvero in un fazzoletto. Nonostante io ammetto di non essere particolarmente brava nel tirare la moto nello stretto, ho lasciato il lavoro sporco della prova su terreni accidentati a Pietro. Io vorrei provare con voi come va se vogliamo dare un po' più di gas, che è un po' come quello che ritrovo io ad affrontare in gara. Questo si può fare comunque intervenendo su un'espansione, per esempio,
quindi mantenere il nostro mezzo leggero e agile e avere al contempo un attacco maggiore. Senza perdere chiaramente i passi, che sono la sua caratteristica, a mio avviso, di punta. Tende un po' a murare tirando la marcia, richiede un cambio marcia, però tutto sommato veramente percorrevole. Fisicamente non posso vantare altezza o un fisico che mi permette di manovrare moto più pesanti, quindi questa moto mi consente di divertirmi tantissimo con un peso veramente piccolo, come dicevo, piano piano, proprio al minimo. Io mi metto a far andare sulla moto senza il minimo sforzo, mantenendo l'equilibrio e basta. Vedete, sentite proprio come al minimo porta su, zero fatica, vi posso assicurare, zero fatica. Non si capisce la pendenza, magari la sentite dalla mia voce, però è qualcosa secondo me di eccezionale. Proviamo qui in un pezzo rettilineo e senza nessuna difficoltà, perché ho fiducia, ma fino a un certo punto cosa succede se cadiamo e si stacca il braccialetto? Non in salita magari. Ecco, la moto si va a spendere. Basta riattaccare e ripartiamo. Attaccato braccialetto. Ecco, questa, devo essere onesta, è una cosa che mi convince fino a un certo punto. Sicuramente dal punto di vista di sicurezza della moto come antifurto, portarsi via questo e far sì che nessuno possa accendere la nostra moto quando noi siamo fermi magari a rifocillarsi al bar, qualsiasi cosa insomma che ci spinga ad allontanarsi dalla moto, è sicuramente una cosa geniale. Sul fatto della sicurezza continuo a essere un po' titubante, come lo ero nella nostra discussione pre-prova. Adesso proviamo la Beta Extreme 2024 in un pezzo di enduro trial, enduro un pochino più, oppure enduro un pochino più estremo, sempre un estremo umano, non un estremo impossibile. Mountain Trial, la moto tra le gambe è sicuramente, tra le enduro è la più piccola. È sempre un compromesso tra un trial e una moto da enduro, perché per essere una moto da trial, paragonata a una moto da trial, sarebbe troppo grande. Paragonata con una moto da enduro è comunque sia molto snella sulle gambe e anche leggera. La prima cosa che si avverte montando in sella è la leggerezza. Ho voluto leggermente alzare il manubrio perché me la sentivo un po' bassa, adesso è più adatta alle mie caratteristiche.
Allora, come potete vedere, è molto agile negli spostamenti. Vediamo. Fare qualche pezzettino su queste rocce. Eccoci. La moto sale veramente con tanta semplicità, riesci a fare meno movimenti e meno fatica per salire nella roccia. Troviamo una serie di pietre molto affilate e anche mosse, però nonostante l'abbia presa male sono salito comunque. Riproviamo per vedere se riesco a prendere un pochino più confidenza. Ecco, una cosa maledetto, eccolo, stavolta sì, perfetto, a zero. Bene, una cosa che ho notato che mi piacerebbe migliorare, che poi la vediamo anche qui, è il poco sterzo che la moto ha. Comunque sia, la desidererei con un pochino più di sterzo, di angolo di sterzo, perché nelle curve molto strette manca, tende un po' a allargare, manca quel raggio che ti permetterebbe di chiudere la curva in maniera più semplice. Ma penso che questa sia una conformazione del telaio che è così, quindi per adesso va bene. Provo adesso ad affrontare un passaggio tecnico quasi prettamente trialistico, anche se io non sono un trialista. Foglio qui davanti. Ah, ecco fatto, con una semplicità disarmante. Allora, bene, la prova è terminata, ti vedo bella provata. provata io e la moto. Caldo oggi, si è veramente messo alla prova sulla prova. Sì, e allora Elisa, come te ci siamo un po' divisi i compiti, sì, diciamolo. Sì, giustamente, tu hai fatto la parte più hard, mentre sì, io... Sì, ho provato, dai. Mentre io mi sono dedicata a quella che è un po' più consona anche a me, che è la parte più scorrevole, veloce, soft and duro. Anche quella dedicata alle gare, comunque sia. Sì, esattamente, quella che poi è l'ambito in cui mi trovo durante le gare. E come ti sei trovata te? Io confermo che per me questa è una moto che è un gioiello di casa Beta, che non ha uguali nel settore enduro in nessuna delle case. È una moto che si conferma agile, facile nella guida, di aiuto in diverse situazioni, perché ha dei bassi che aiutano tantissimo. Quindi qualora ci si trovi in un punto un po' più complicato, una salita più ripida, basta un colpettino di frizione, il motore basso ti porta su. Assolutamente. Da sola. Assolutamente. Quindi confermo che per me questa è una moto eccezionale. Allora, per quanto tu hai provato la parte invece più enduristica, sì, diciamo non trialistica, perché trialistica è un'altra specialità e io non sono capace a fare trial. Mi piace ogni tanto fare un pochino d'estremo e mi sono avventurato con questa moto a fare qualche scoglio, qualche passaggio un pochino più tecnico. E confermo che comunque sia, rispetto a una moto tradizionale, come potrebbero essere le sorelle RR,
è più agile. Già il peso fa tanta differenza, perché non sembra, ma anche 10-15 kg di peso si sentono tantissimo in queste situazioni qui. Ma aiuta tantissimo anche l'erogazione del motore, perché sotto ha veramente una crescita lineare, molto molto non lineare, mai in difficoltà. Sì, sì. Oltretutto anche questo telaio molto raccolto riesce a stringere bene la moto, quindi a far sì che sia quasi un corpo unico con un prolungamento delle gambe. Ecco, una cosa che ho detto anche prima mentre la provavo, nel video mentre la provavo, che effettivamente è un ibrido, perché non si può né paragonare a una moto da trial, ma neanche a una moto da enduro, perché non c'è altra moto da enduro che in mezzo alle gambe sia così stretta, così snella. Quindi anche questo secondo me è un grosso vantaggio, e a chi si avvicina a questa specialità, che è quella dell'estremo e tutto, si riesce a fare con molta più, facendo meno fatica, ecco, esatto. Facendo meno fatica, e tante persone sicuramente ne troverebbero ancora più giovamento, perché quando sei meno affaticato riesci a salire, a concentrare meglio, i pensieri, anche a concentrarti più sul movimento piuttosto che sulla fatica che stai facendo. E tante volte proprio un'inezia ti permette di salire, oppure no, piuttosto, e con questa ti permette di salire. Esatto. Sì. E io dal canto mio devo assolutamente, cioè mi sento di consigliarla alle tante persone che iniziano proprio lo sport, tu hai detto dell'hard, ma anche nell'enduro normale, perché chiaramente quando si inizia abbiamo tutta una serie di impacci che una moto di questa facilità aiuta tantissimo. Assolutamente. Quindi parlo delle ragazze come me, perché aiuta come dimensione, ma anche ragazzi. Anche l'altezza. O anche persone comunque che si approcciano a questo sport a una certa età, perché ti permette di fare meno fatica. Guarda, io aggiungo anche, ma tanti anche per l'uscita domenicale che vanno a cercare sempre la moto racing e la moto più, quando poi in realtà si divertirebbero con una moto più semplice come questa qui. Ma semplice non vuol dire la moto da pensionato, che si diceva prima. Assolutamente. Non mi sento pensionato. Assolutamente, anche perché poi con le dovute accortezze, ma anche di base, volendo, si permette di partecipare tranquillamente alle gare di enduro e alle gare di motorelli, perché... Ecco, un ultimo particolare di cui non abbiamo parlato, ma anche questo è importante, è una moto che ha un costo relativamente inferiore rispetto alle tutte le altre moto racing, quindi mi permette anche volendo quell'upgrade delle forcelle o della marmitta, comunque sia, di poterlo fare rientrando contenuto. In un costo contenuto arrivi a fare una moto che è cuscita sulle tue esigenze. Assolutamente. Quindi per me è promossa a pieni voti. Tu hai detto che Beta la vuole indietro anche quest'anno, vero? Purtroppo la rivogliono indietro. Te l'avresti fatta a cambio con la tua, scommetto. Beh, sì, cioè, una Mai 2016 va ancora benissimo, però ecco, quando ti trovi questo gioiellino, quell'upgrade, quasi quasi, la rivogliono, eh? Sì, sì, anche questa volta la rivogliono. D'accordo. Va bene, allora, speriamo di aver... tolto qualche dubbio, qualche, ecco, su anche qualche critica, diciamo, che piove su questa moto puntualmente sul reparto, appunto, sospensioni e quant'altro. Io più che altro vi invito a provarla, perché una volta provata capirete da soli quello che noi stiamo cercando un po' di spiegare. Sì, anche più scettici sicuramente. Ne ho sentiti molti che poi con la prova effettiva si sono ricreduti. Un'ultima cosa. Come ti sei trovata col braccialetto fatidico? Rimango molto scettica. È una bellissima idea per quando, diciamo, mi fermo al bar, mi allontano dalla moto e quello sì, ci fa stare più tranquilli. Sì. Però ho provato prima a staccarlo anche volontariamente,
mentre andavo, e la sensazione della moto che ti si spenge in un momento che non vuoi è una cosa che mi lascia non dubbiosa. È piacevole, sì. Sì. Da rivedere un po' come cosa, però molto prenderci l'abitudine, non forse da solo. Anche sì, una cosa sì. Che è nuova, è una novità, è innovativa, e quindi sì, come bene. Tutte le cose va testata poi nel tempo. Va bene, quindi non ci rimane che salutare chi ci segue, i nostri amici di Discovery Endual, e invitarli a seguirci nelle nostre pagine social Facebook, Instagram e YouTube. E se vi è piaciuto questa prova, mettete un like. E se avete anche qualche domanda, scriveteci qui sotto. Assolutamente, che nei commenti vi cercheremo di rispondere a ogni dubbio. Ciao! Ciao!